Lanskor è nata nel settembre del 1990 con lo scopo di favorire lo sviluppo della cardiologia ospedaliera di Rimini. Il primo grosso impegno è stato attuare a Rimini le coronarografie, perché prima di allora venivano fatte in altri centri con grossi disagi per i pazienti, e se oggi a Rimini esiste una cardiologia ospedaliera di eccellenza, in parte questo è merito anche dell'ASCOR. Sin dalla fine degli anni 90 si iniziò con l'esecuzione della coronarografia grazie alle apparecchiature che furono acquistate con l'intervento decisivo appunto dell'ASCOR. Poi immediatamente l'aspetto terapeutico interventistico con l'angioplastica, la dilatazione delle coronarie con il palloncino, e questo ha permesso alla cardiologia di Rimini di essere all'avanguardia nella terapia della malattia delle coronarie e in particolare dell'infarto miocardico acuto. La cardiologia di Rimini ha un bacino di pazienti molto numeroso, in totale abbiamo 450.000 abitanti che devono essere assistiti dalla nostra cardiologia, però abbiamo anche tutto l'afflusso turistico e fieristico, che sappiamo essere 17 milioni, abbiamo più di 310 pazienti all'anno che ci rendono nella graduatoria nazionale i primissimi 5 posti come numerosità. Fino a poco tempo fa, di fare il volontario non mi passava neppure per l'anticamera del cervello, preso com'ero dagli impegni di lavoro e dalla famiglia. Poi mia moglie, volontaria dell'ASCOR, mi ha chiesto una mano per riordinare lo schedario dei soci. Da lì è nata la mia esperienza di volontario, qualcosa che mi arricchisce ogni giorno. ASCOR Rimini, buongiorno. In che cosa posso essere? L'ASCOR, fondata dall'attuale presidente, consta circa 200 soci, dei quali una ventina di volontari che svolgono varie attività, tipo quelle dell'apertura dell'ufficio, che si interessa del giornalino, che si interessa delle gite, che ci interessa anche della palestra, che si interessa di tutte le attività concernenti l'ASCOR. Altro impegno importante è rendere il territorio più sicuro. Per questo scopo e per questo motivo l'ASCOR ha donato oltre 20 defibrillatori semiautomatici disposti sul territorio nei posti più affollati. Nella palestra della scuola media Panzini l'ASCOR effettua ginnastica per cardiopatici e non cardiopatici, ovviamente. L'attività fisica regolare è proprio una validissima terapia contro le malattie cardiovascolari. Anche qui abbiamo un defibrillatore portatile. L'ASCOR si preoccupa anche della manutenzione. Inoltre, l'ASCOR si occupa anche della formazione di coloro che devono utilizzare queste macchine. Analisi del ritmo cardiaco in corso. Scarica consigliata. Allontanarsi dal paziente. Effettuare la scarica a scarica effettuata. In pausa. Non c'è compenso economico che possa ripagare il valore dei piccoli gesti che fai, che uniti a quelli degli altri si trasformano in grandi imprese, come la prevenzione nelle attività con gli adulti o coi ragazzi nei campetti sportivi. Siamo una società sportiva dilettantistica, con molte squadre, con molti bambini via di seguito, e una delle prime società in possesso del defibrillatore, donatoci con tanta passione anche da molti amici dell'ASCOR.